organizzare questa serata è stata una scommessa, uno perché siamo in un periodo particolare, due perché trovare un filo conduttore che potesse unire Francesco e tutte le nostre varie esperienze che facciamo durante il nostro essere uomini non era così facile, e poi avere questi grandi musicisti che per amicizia sono venuti, Francesco Santucci, il Biandi, la Meloni, Roberto Rossi, insomma è stata una grande cosa, sono molto contento. Sing it like you're proud, sing it like you're proud, sing the healing game, sing the healing game, sing the healing game. Emozionante in un contesto davvero di grande difficoltà. Io credo che la nostra città abbia bisogno di momenti come questi, vissuti all'interno di un contesto come questa basilica, come questa chiesa che dal 4 ottobre è diventata parrocchia e quindi è diventata luogo dove la comunità si ritrova e si riunisce, e non solo per il culto, ma anche per riappropriarsi di quel senso di comunità, appunto, che credo manchi in questo periodo. Il concerto ci ha dato la possibilità di lanciare anche un messaggio da questa chiesa che è simbolo per tutta la città di Arezzo, un messaggio di speranza, di fiducia, come dicevo anche nel saluto finale. Io credo che abbiamo bisogno di ritornare a sperare, di avere motivi per sperare, e questi motivi non ci vengono soltanto dalla fede, ci vengono anche dal nostro vivere insieme, dal ritrovare le nostre radici, del riappropriarci della nostra appartenenza anche a questo luogo. Quindi spero che con l'occasione del concerto dalla Basilica per la città di Arezzo arrivi proprio questo messaggio. Diciamo che lui è stato veramente gentilissimo, perché quando gliel'ho proposto non ha pazzettato un secondo e mi ha detto subito ok, facciamolo, e mi ha lasciato campo libero. E cosa vuoi di più? Una location del genere chi può averla per un concerto? Sting non l'avrà mai avuta. È stata una serata bella e difficile. Bella perché la musica ha dato gioia e ha dato coraggio e ha dato slancio ad affrontare questo momento difficile, ma bella anche perché è una degna cornice degli ideali che noi come Misericordia, come ACLI, come Associazione Diabetici e tutti quanti facciamo ogni giorno. Difficile perché viviamo in questa fase abbastanza impegnativa per molte persone che sono ammalate e che sono in quarantena. Comunque oggi e qui nella Basilica di San Francesco si è svolta una degna pagina di ricordo, ricordo anche di tante persone che in passato hanno lavorato a favore degli aretini attraverso la Misericordia, e coloro che vogliono dare il volontariato umanitario è un atto ed è una terapia di vita, ma anche di donazione verso la città che in questo momento ha bisogno. Usciamo dalla nostra individualità e entriamo nella comunità aretina facendo uno sforzo con il nostro volontariato umanitario, e la musica ci sostiene.